Yuntai Gu, 35 anni, taglia 300 won. Non ti capisco. Non capisco la tua lingua. Adesso traduco. D'accordo, d'accordo. Capisci allora? Ce l'hai tu la mappa? Chi cazzo sei? Rispondi prima alla mia domanda. Hai tu la mappa o no? Anche tu cerchi la mappa, eh? Maledetta avidità. Ce l'avevo, ma adesso non ce l'ho più, capito? E dov'è? Non mi sembri molto intelligente, sai? Quasi mi ammazzavano per quella mappa. C'è un sacco di gente che la vuole. E adesso dovrei darla a te. Voi coreani capite solo le maniere forti. Aspetta, aspetta, va bene, aspetta. D'accordo, d'accordo, aspetta. Ti faccio un'offerta interessante. Non vengo a patti con le canaglie. Ehi, tu parli così perché la mappa non l'hai decifrata. Alessandro sepolto fossa scava. Quantità enorme. Dov'è sepolto Alessandro? Devi scavare una fossa. Cosa? Che sei davvero un testone. No. Non capisci che è la mappa di un tesoro? Ora che l'ho decifrata, noi due possiamo cercarlo insieme. Se lo troviamo, dividiamo. 40 e 60, 40 a te e 60 a me. Allora, che ne dici? Facci. Vedo che hai capito che è un ottimo affare. Tu ti chiami Won, vero? Ti chiami Pak To Won, giusto? Allora, devi sapere chi sono io. Ma certo che lo sai. Sono il capo del mercato Tokebi. E se lo vengono a sapere... Scusa. Fottuto bastardo! Che un fulmine ti cala in testa, figlio di puttana! Tu sei il coreano più stronzo che ho incontrato in tutta la mia vita! Oh! Ehi, amico! Non puoi farmi questo! Quanti anni hai? Rispetta l'anzianità!